Soffro di perdita di memoria a breve termine. Sì! È esattamente così che devi dire. Bene, bene. Ora fingiamo d'essere altri pesciolini. Oh, ciao, Dori! Ehi là! Ti va di giocare a nascondino? Va bene, mi piace giocare. Noi ci nascondiamo, tu conti e vieni a cercarci. Va bene, papà. No, no, non papà. Io sono il pesciolino simpatico che vuole essere tuo amico, d'accordo? Va bene, papà. No? Mi sono nascosta! Ora conta fino a 10. 1, 2, 3, 4, mi piace la sabbia, è sgusciosa. Mamma, vado a giocare con loro. Dori! La capeta, va tutto bene, pensa positivo. Ehi tu, oh. Trottola. Oh, meno male, ciao, io sono Dori. Mi chiamo Hank, quanto sei malata? Malata, sono malata. E perché saresti in quarantena? Oh no, quanto mi resta? Devo trovare i miei genitori. Va bene, non fare l'isterica. Oh, oh. Non buono. Cosa? Cos'è? Che è successo? Oh, che cos'è? Quella lì sono brutte notizie. È una targhetta per pesci che non ce la fanno a restare nel parco. Li trasferiscono in alloggi permanenti in un acquario. Potete abbassare la voce, per favore? Mi duole la testa. Chi è quello? Il mio vicino, Bailey. È qui per un trauma alla testa. So che parli di me, Destiny. È convinto di non poter usare il suo ecolocalizzatore, ma i dottori dicono che non ha niente che non va. Tutto quello che stai dicendo di me. Un ecolocalizzatore? Beh, la testa di Bailey dovrebbe emettere un suono e l'eco lo aiuta a individuare oggetti molto distanti. Oh, ma a quanto pare lui deve ancora guarire. Ora lo so che parli di me. Davvero non riesco a ecolocalizzare. Non ne posso più di questa storia. Ho battuto la testa molto violentemente là fuori. Guarda quanto è gonfia. La tua testa deve essere grossa. Sei un beluga. Benvenuti al Parco Oceanografico. Unitevi a noi mentre esploriamo le meraviglie dell'Oceano Pacifico e le incredibili forme di vita che contiene. C'è qualcuno? Oh, ciao, mi puoi aiutare? Ho perso i miei genitori. Dove siete? Ah! Ah! Aiuto, qualcuno mi aiuti! C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ehi tu! Ciao, sono Dori. Mi chiamo Hank. Devo trovare i miei genitori. Non ho mica la mappa di questo posto. Una mappa? Ottima idea. Tu mi porti alla mappa e io trovo i miei genitori. Oh, che brava. Scusate, la nostra amica è là dentro, smarrita, sola, spaventata. Noi conosciamo un modo, non preoccuparti. Gerard, scendi dallo scoglio, forza! Lo sai che non devi, forza! Vai via! Non preoccuparti di nulla. Ti aiuterò a trovare i tuoi genitori. Davvero? Ti aiuteremo tutti. Bailey, usa l'ecolocalizzatore. Mi sento stupido. Bailey. Scusa. Ok, andiamo. Ma tu ti ricordi che aspetto hanno? Qualcosa mi dice che sono prevalentemente blu con forze del giallo. È probabile. Dove siamo? La baia delle ditate. Ditate? Attenti! Tranquillo, capita a tutti. Niente di cui vergognarsi. Perché da quando ti conosco, tu mi hai insegnato a fare cose che non mi sarei mai sognato di fare. Funziona! Cose folli. Adesso, fallo, fallo! Non buono. Mamma! Papà! Shh! Dori, questi paguri sono di qui e se ci dicono di fare silenzio ci sarà un motivo. Ed ecco il motivo. Non vedo un accidente! Dove andiamo? Vai a destra? Sinistra? No, destra! Vai! Guidi bene, Hank! Continuiamo a parlare di film d'animazione. Oggi ho per voi qualche curiosità su quelli sui film della Disney un po' sfortunelli, cioè che non sono mai stati realizzati. Partiamo con Chanticleer,
che non è lo sgrassatore, quello è Chanticleer. Invece questo è il nome di un gallo. Praticamente, dopo il gran successo di Biancaneve, Walt Disney vedeva la storia di questo gallo vanitoso come un biglietto vincente per continuare il suo successo nell'animazione. La storia era abbastanza semplice. Chanticleer è il re del pollaio perché gli altri animali credono che il suo canto faccia sorgere il sole. Ma questo film fu fermato durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi niente. Un altro film rimasto nel cassetto è Newt. Originariamente programmato per l'estate del 2011, racconta la storia d'amore di due anfibi. La Pixar all'inizio l'aveva posticipato per il 2012, subito prima di Ribelle, The Brave, che pure ha avuto i suoi problemini. Ci sono storie contrastanti sul motivo per cui alla fine Newt sia finito nel mucchio dei titoli Disney abbandonati. John Lasseter ha dichiarato che la storia era troppo simile a quella di Rio della Blue Sky. Ci crediamo? Anche Dumbo è scampato per un pelo a un seguito nel 2001, prima che Tim Burton lo prendesse per le orecchie e annunciasse il suo prossimo remake in live action. Dumbo 2 sarebbe iniziato il giorno dopo rispetto a dove eravamo rimasti con l'originale. Cosa ne pensate? Boh, forse è meglio che sia stato cancellato. Siamo sicuri che abbiamo bisogno del remake in live action, anche di questo. Forse Tim cambierà ancora idea? Non lo so, vi farò sapere. Un altro progetto abbandonato, almeno per ora, della Disney è Wildlife. I talenti vocali di Katie Tess, Alan Cumming e Deborah Messing sono stati presi in considerazione per i personaggi che, secondo la leggenda dell'animazione Floyd Norman, erano una bizzarra rappresentazione di Andy Warhol e delle esperte di moda Anne Wintour e Diana Vreeland. La Disney era convinta che questa rivisitazione di Pigmalione avrebbe battuto ogni concorrenza, però dopo averne presentato delle parti nell'estate del 2000, il film venne improvvisamente cancellato per il suo humor un po' troppo adulto e sembra che Ron Disney non fosse particolarmente convinto del doppio senso riguardante la parola manhole, in italiano trombino, tombino, sì, vabbè, per questo devo dire che mi dispiace un po'. Cosa ne dite? Nella descrizione trovate il link all'articolo con altri film Disney mai realizzati. Per oggi è tutto, io vi aspetto al prossimo video in cui ci saranno tantissime altre curiosità. Ciao a tutti da Valeria!